raccontami un po', torniamo un po' indietro perché noi ci conosciamo da un po' ormai, quindi ti faccio la prima domanda: quando sei entrato in Chiave Allora, io in Chiave Immobiliare, diciamo che ho acquistato il corso metà estate, quindi diciamo fine luglio, inizio agosto. Immobiliare? Ok. Cioè, ho acquistato Chiave Immobiliare rispetto ad altri settori perché io avevo iniziato col mondo, altri mondi tipo Eh cripto, no, parla cose quindi di del questo, che genere. poi è una domanda che ti avrei fatto E comunque. diciamo, cioè il mondo cripto avevo iniziato diciamo con dei risparmi da parte, ma per me sono rivelate essere cose un po' poco veritiere. Diciamo, ho investito tanti soldi sulle 3, 4, 5 mila euro Che comunque per avere e sì, 18 anni sono tanti. sono tanti, e diciamo che di quelli ci ho guadagnato poco e niente perché sono andati tutti bene o male persi. Persi. Io comunque ero iscritto alla facoltà internazionale, alla Cattolica, che è una cosa da tutti. Quindi eri iscritto all'università. Sì, Ok. Cattolica, Milano, facoltà internazionale, finance. Io poi da lì ho deciso, cioè teniamo un attimo in stand-by questa cosa dell'università, mi butto un anno su questo mondo qua che ora come ora c'è, mi piace un sacco. E successivamente diciamo che durante l'estate ho detto voglio provare anch'io con questa cosa dell'Airbnb perché la vedo online, voglio provare anche con gli appartamenti, mi è sempre interessato il mondo degli appartamenti o comunque delle case e da lì sono entrato successivamente in Chiave Immobiliare, ho acquistato il corso. E ho studiato, ho fatto il corso in 4-5 giorni, cioè proprio me lo sono Ok, divorato. diretto. Ricalcando sulla questione, ad oggi ti ritrovi con quanti immobili? Sette Ad oggi in portafoglio immobiliare ne ho 7, 6 o 7, immobili. di cui uno in sublocazione, uno in proprietà e poi gli altri 4 sono In vostri, quindi 6 in gestione. tutto in gestione. Ok. E sono immobili tutti di alto livello in gestione, Certo. appunto i vostri, sono tutti di altissimo livello direi. Anche l'immobile che ho acquisito io è un immobile che comunque è da 4.500 euro al mese con un mio altro socio, si chiama Matteo, che ho conosciuto anche tramite Chiave Chi Immobiliare aveva perché sono entrato in immobiliare? un'agenzia, lui era il figlio proprietario di questa agenzia, siamo conosciuti, abbiamo avuto subito un buon rapporto tra me e lui e è andata questa collaborazione, abbiamo detto prendiamo questo immobile. E quando siete partiti con questo immobile qua? Siamo partiti a febbraio, ora siamo fine febbraio, cioè il contratto partiva il 1° di marzo, dal 1° di marzo è stato lanciato verso fine febbraio, l'ultima settimana di febbraio abbiamo messo online. È stato pioggia di prenotazioni. Ok. Diciamo che a marzo abbiamo messo prezzi un po' più bassi perché comunque la stagione poi abbiamo visto anche dal Certo. corso e da tutto siamo diciamo adattati un po' alle esigenze di mercato. Poi andando avanti prenotazioni abbiamo messo giugno, luglio, maggio anche 1.000-1.300 euro a notte e sono arrivate effettivamente prenotazioni. Quindi se dovessi fare un conto a livello lordo, citando specifico lordo, quanti soldi di prenotazione hai accumulato tra, ripeto, avrei occupato marzo, immagino. Tutto marzo pieno, Ok. aprile siamo all'80% di occupazione, Maggio. maggio siamo a un 50-60% di occupazione, giugno è già ripreso il canone e luglio è arrivata una prenotazione a 4.000 euro, 3.500-4.000 Però euro. immagino qualche giorno, sia solo giugno o Sì, luglio. luglio siamo tipo 7 giorni prenotati, quindi io direi nell'investimento siamo rientrati lordi se non contiamo il canone, però ci siamo rientrati Quindi ampiamente. più di 30.000 euro di prenotazioni Sì, sulle... accumulate, dici, da quei prossimi. Sì, Ok, secondo me sì. ottimo. Fermiamoci un secondo perché so che la maggior parte di voi che guardano costantemente i miei video non sono iscritti a questo canale. Quindi vi esorto veramente a iscrivervi col tasto qui sotto e anche attivare la campanella per ovviamente ricevere le notifiche degli ultimi video pubblicati. Beh, sicuramente è presto poi per scendere a conclusioni, per carità, però già insomma è un ottimo risultato. Sì. Pagate un canone non indifferente, 4.500 è un bel canone. Però se vi stanno arrivando Però queste comunque prenotazioni, affittate. diciamo che ad aprile abbiamo innanzitutto si è ricoperto il canone e in più ci sono rimasti 5.000 euro tra Ok. prenotazioni Booking e Airbnb e comunque effettivamente alla mia età, tra l'altro avendo anche questo in gestione, avendo un altro appartamento di proprietà che metto su Airbnb, più facendo altre cose, cioè arrivare a guadagnare già dopo 5-6 mesi 6.000 euro da queste cose qua, 5-6.000 intorno a queste Tuoi cose qua. personali che ti Sì, stacchi. Ok. personali che mi rimangono sul conto e posso spendere io, cioè, è tanto. Ottimo. Quindi si può dire che cioè, vivi di questo ad oggi, fai questo, anche perché non hai neanche abbastanza tempo per farlo, quindi Sì, figurati. ad oggi diciamo sì, vivo di questo. E comunque che a livello di occupazione, cioè nel senso di tempo, non è un lavoro che ti porta via più di 8 ore al giorno, cioè non è un lavoro che dici vado a lavorare la mattina alle 8 e torno alle 5 del Su quello non c'è pomeriggio, dubbio. cioè lavorare magari dici ci sono giorni in cui non faccio niente, gennaio, febbraio, stai settimane senza fare niente, non senza fare niente, ma facendo quelle 2-3 cose al Poco. giorno. E poi sono giorni come aprile, maggio, giugno in cui magari ti trovi a fare 5 ore al giorno di fuoco in cui non ti fermi un attimo Però lo e fai per te, lo settembre. fai per la tua Sì. attività. Insomma, sono 5 ore dove magari sei in giro appunto per Firenze a fare delle cose che devi fare. Quindi io, per esempio, non, a un certo punto non lo, a volte non lo considero neanche lavoro, sono cose No, insomma no, che certo.
che ci fa piacere anche fare. Noi poi abbiamo iniziato appunto a collaborare, come dicevo. Una cosa che ci tengo a sottolineare è, vabbè, tu hai comunque, ti sono stati presentati poi svariati anche immobili, penso IPM, perché sui gruppi c'è sempre uno scambio, hai conosciuto anche delle persone, come mi dicevi. Però io ho fatto una candidatura ai tempi, perché quando abbiamo cominciato a prendere queste proprietà, per spiegare anche alle persone, avevamo bisogno di comunque una persona fisica di cui potevamo fidarci, che potesse fare da concierge barra manager per gestire eventuali problematiche, gestire l'inventario, coordinare lo stato delle pulizie, essendo io molto lontano. E di conseguenza abbiamo messo un annuncio su Chiavi Immobiliare. Le prime persone che, una delle prime persone che ha risposto sei stato tu, sei venuto a fare una, ci siamo incontrati insomma, sì, nell'appartamento ai tempi, e tac, io non ti ho chiesto curriculum, se avevi esperienze passate, ti ho visto giovane, avevi voglia di fare risufferenze costante, quindi non avevi degli impegni che dici faccio un lavoro tradizionale, no, mi serve una persona che fosse reperibile sempre, e siamo partiti. Quindi anche per le persone che guardano sempre dicono ah no, perché lui aveva esperienza, no, perché lui aveva un bel curriculum, ma no, perché lui chissà cosa, non è assolutamente così. Almeno io, il mio processo di scelta del personale è questo. Deve essere una persona di fiducia, poi giovane o no, però giovane sicuramente mi fa piacere perché è più affine a me, che ha tanta voglia di fare, si vuole sbattere. Quindi questa poi l'hai anche riapplicato in varie aree. Vuoi spiegare un attimo le collaborazioni un po' più nel dettaglio che abbiamo? Tu gestisci questo appartamento? Sì, diciamo, gestisco questo appartamento qua, che è diciamo uno degli ultimi punti di diamante. Sì. Poi abbiamo quello in Attic Lungarno, quello Four Season. Il Four Season? Season. E, cioè e il, poi, quello che ha tre camere letto, sì, in Viale Gramsci? Tre camere letto in Viale Gramsci, poi abbiamo quello a San Moritz. Quello a San Moritz. Diciamo, poi la collaborazione è iniziata, come hai detto te, quel giorno lì, cioè io sono arrivato lì per lì, ero nervosissimo, ho detto conosco l'inventore di chiavi immobiliari di qua di là, cioè pensavo non mi avessi neanche valutato. E poi è nata la collaborazione, già avere a quell'età lì, cioè inizi, dopo due mesi ti trovi in questi appartamenti qua da gestire, cioè a livello emotivo, cioè è una cosa che fa molto piacere, soprattutto certo, alla giornata di questo giorno. Sono anche grosse responsabilità, sì, quindi grosse sicuramente responsabilità. Bisogna stare sul pezzo. E poi raccontare anche quella di Sam Moritz, che è molto simpatica, perché per chi ha visto diciamo il video, io ho lanciato l'appartamento Sam Moritz, ma senza lanciare, cioè a distanza. Sì, 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 sì. Mi è stato proposto, perché ho coltivato delle relazioni in questo immobile, ho fatto una video call e stavo partendo io per andare a migliaia di chilometri di distanza in aereo, il giorno prima mi fanno, guarda, il proprietario vuole dartelo in affitto, cioè io avevo fatto una proposta e ho detto chissà se mai andrà in porta. Ha detto va bene, vuoi venire giù in questi giorni a lanciarlo? Gli faccio, sto prendendo un volo, come faccio? Quindi ho chiamato te, ho detto vediamo se Gianni... rispetta diciamo le aspettative. Tu sei partito da qui da Firenze, hai preso la macchina, sì, e sei andato a Sam Moritz. Io diciamo quel fine settimana lì era il fine settimana di un plan tra l'altro, quindi ero andato a Milano con gli amici e poi lui mi ha chiamato appunto mentre stavo partendo un giorno due giorni prima, ho detto vado a Milano e sto lì il sabato, i miei amici sono stati lì anche la domenica, sono tutti insieme, ho detto prendo la macchina, vado per conto mio, vado su, sto una notte a Milano, tra l'altro anche di Airbnb. Soprattutto anche se di immobiliare è molto utile perché anche ovunque vai c'è hai delle case e hai delle case comunque a un certo livello. Cioè io mi sono fermato in quell'attimo lì, assurdo, bellissimo. Anche i miei amici fermati estasiati. Sì, sì, sì. E poi dopo da lì ho detto vado a Sam Moritz, faccio sta cosa che non ho mai fatto, non c'è un appartamento così. E quindi ho detto vabbè vado su, sono andato a Sam Moritz, nevicava da paura, non pensavo neanche di arrivare. E vado su a Sam Moritz, sono stato lì 4-5 giorni per lanciare l'appartamento. In una delle località sicuramente più esclusive al mondo, sono stato in tanti resort sciistici, Cortina, Madonna Campiglio, tutti questi posti qua, ma Sam Moritz è tutto altro livello. E sono stato lì sia a lanciare l'appartamento, ma ho avuto anche un po' di tempo diciamo per rilassarmi, comunque fare camminate sul lago, stare un po' da solo e andare a sciare, cosa mi piaceva fare tantissimo, e diciamo che ho alternato entrambe le cose. Soprattutto mi sono puntato sul lavoro, ho fatto sì che l'appartamento venisse lanciato e in 5 giorni avevamo praticamente lanciato l'appartamento, acquistato ogni cosa che dovevamo acquistare per l'appartamento e poi successivamente sono tornato a Firenze e con questa esperienza appunto nel bagaglio e ho detto stupendo, bellissimo. Bene, bene. Piani futuri invece? Piani futuri senz'altro espandere in questo business qua, prendere più appartamenti possibili, continuare senz'altro le relazioni che abbiamo, che ovviamente oltre al fatto lavorativo, cioè anche se facciamo serato ci vediamo fuori insieme, certo, cioè, si va d'accordo e niente, cioè cercare appunto di prendere più appartamenti possibili di un certo livello, cioè puntarmi solo su un certo livello, sulla non prendere sulla qualità e non sulla quantità,
e arrivano domani magari avere un portafoglio immobiliare, 50-100 immobili, locazione. Ti ringrazio per aver visionato questo video, ti esorto nuovamente a iscriverti a questo canale con il tasto qui sotto, attivare la campanella per ovviamente gli ultimi video, e ti ricordo anche che ovviamente la mia azienda ha vari percorsi e servizi per proprietari o aspiranti investitori immobiliari 2.0 che vogliono accedere e prosperare nel settore ovviamente degli affitti brevi. Ti ricordo che qui sotto in descrizione troverai il link per guardare innanzitutto delle lezioni gratuite per comprendere meglio in cosa consiste il metodo Chiavi Immobiliare.